Ecco Remy. Se ne sta andando. Dobbiamo seguirlo. Non credo. Ora è lui in posizione di vantaggio. Ci serve qualcosa su cui fare leva. Potrà anche avere il Cryptex, ma non credo riuscirà a risolverlo senza di noi. La domanda è, e Teabing sarà capace di risolverlo senza di noi? In quel caso, lo uccideranno. Dobbiamo risolverlo per primi. In questo modo abbiamo qualcosa da scambiare con la vita di Teabing. Con un po' di fortuna ne usciremo tutti vivi. Rileggiamo la pergamena. A Londra giace un cavaliere sepolto da un papa. Il frutto del suo lavoro incontrò una collera santa. A quanto ricordo, la sepoltura di Sir Isaac Newton, cui presenziarono re e nobili, fu presieduta dall'amico e collega Alexander Pope, che pronunciò un elogio commovente prima di gettare la terra sulla bara. Alexander Pope? Un papa in inglese. Perfetto. Newton è il nostro cavaliere. Manca il monumento a Shakespeare. L'insegna dice che è stato spostato nella sala dei restauri per dei lavori. Se facessi cadere quella lampada in acqua, fulminerei la guardia. Un'arma elettrica improvvisata. Eccola, la tomba di Sir Isaac Newton. Cosa dice ancora la pergamena del Cryptex? Grande controversia egli ha destato. Il sole di questo bambino è la chiave della parola. Interessante. Una rappresentazione delle orbite dei pianeti. C'è una depressione qua sotto. E sembra ci sia il simbolo del giglio. A che serve? Difficile a dirsi. C'è anche un piccolo foro circolare. Perfetto! Guarda, viene via. Non può essere tutto qui. Cosa facciamo ora? Qualcosa è successo, anche se non so che cosa. C'è una pergamena all'interno. Che cosa c'è scritto? Sembra una serie di 5 poesie, forse degli indovinelli. Il nonno le avrebbe messe nell'ordine corretto da seguire. Ammesso che le abbia scritte Sonier, non vedo perché non cominciare dall'inizio.
Incredibile! Lo sapevi che fu praticamente grazie a Chaucer che l'inglese si diffuse tra le classi superiori londinesi? Prima dei suoi poemi si parlavano solo francese e latino. Il nonno amava la poesia, come del resto ti sarai accorto dai suoi indovinelli. Sì, rileggiamo la poesia. In senso orario su di uno scudo può indicare il nome di colui che i peccati può emendare. È come se su questo scudo si potesse mettere qualcosa. Beh, forse ruota. Ah, ora le lettere possono essere spostate. Ma spostate a che scopo? Ce l'abbiamo fatta. Cos'è questo? Sembra un anello, ma è troppo largo per essere indossato da una persona. È menzionato nella poesia successiva? Vediamo. Tra tanti riuscì con le sue parole a descrivere la rosa. In giambi scrissegli l'amor e la vita dolorosa. Ma una parola troverai all'interno della prosa che qui indicata rivela dove l'anello riposa. Ah, uno spazzolino da restauro. Potrebbe tornarmi utile. Questa corda è legata a quella luce là sopra. Potrei slegarla e fare cadere la lampada su qualcuno. Deve essere stato qualcuno qui vicino. Credo che lo userò. Controllavo. Per darmi un contegno, tutto qui. Accendendo questa luce, probabilmente distrarrei quelle guardie. Ma che diavolo? Chi ha acceso la luce? Potrei distrarre un mercenario accendendo questa luce. Chi è che sta giocando con le luci?
buio e non riesco a distinguere nulla. Mi sarà utile. Forse da qui si controlla l'alimentazione nella sala. Così potremo fare luce sulla situazione. Ah, voleva essere una battuta? Credo che l'interruttore sia di qua. Sei voluta. Non riesco ancora a vedere bene. È ricoperta di muffa. Dobbiamo pulirla in qualche modo. Non è questo.